Si è tenuto a Roma un incontro incentrato sulle terapie avanzate e noi ne parliamo con l'onorevole Ilenia Malavasi. Onorevole, un commento sulla giornata di oggi, sull'importanza delle ATMP, delle terapie avanzate? Ma mi sembra un convegno centrale che punta a un obiettivo importante, riflettere su queste terapie avanzate, sulla necessità di crederci di più, in un momento in cui eh, vedo un po' un rischio tra l'accessibilità la, delle cure, il diritto alla cura di ogni cittadino e la possibilità di fruire di queste tecnologie avanzate, di queste terapie che sono molto innovative, che hanno un costo rilevante, in un momento in cui c'è un tema di sostenibilità del servizio sanitario nazionale che è assolutamente centrale. E, Oggi su queste terapie abbiamo comunque due fondi di circa 500 milioni eh, che sono diciamo, divisi in compartimenti stagni tra terapie oncologiche e altre patologie. Abbiamo bisogno di riflettere sulla eh, compatibilità di questi fondi, se è necessario aumentarne la capienza, se è necessario magari usarli in modo diverso, in modo più flessibile, meno rigido, per evitare di sprecare risorse, di fare in modo che tutti questi fondi vadano comunque a buon fine, provando ad aiutare più persone possibili. Oggi la sanità digitale è una grandissima innovazione, qui c'è il futuro, pare tra l'altro che verranno immessi sul mercato circa altri 60 farmaci innovativi e terapie avanzate per circa altri 400.000 pazienti, quindi è evidente che dobbiamo capire come fare a sostenere di più il sistema sanitario nazionale per garantire quell'universalità, quell'accessibilità, quella gratuità delle cure che fa la differenza nel contenere le disuguaglianze sociali che oggi me stanno aumentando.